zombie apocalypse. Eccomi qui, ragazze mie. Come non detto, come promesso, volevo dire, scusate, sono tornata con un altro video dei prodotti finiti, come vi avevo detto nel video vlog di poco fa, perché non so quando caricherò questi due video, uno vlog e quest'altro è prodotti finiti, beauty e anche casa, quindi vediamo un po' cosa ho finito e cosa mi è piaciuto e cosa non, vediamo, non lo so. Questa è la busta, vedete? Ecco qua, questa è la bustina. E vi faccio vedere. Innanzitutto comincio da quelli della casa. Alcuni saranno già... ve l'ho già fatti vedere, ma ve li faccio rivedere comunque. E uno è questo qui. Questo è Marsiglia, protegge i capi più delicati. Ed è questo qua. Mi è piaciuto davvero tanto. Molto buono. E, fa un'ottima profumazione. Veramente eccellente. Sì, ecco qua, vedete? Allora, i millilitri sono 1500 ml e mi è piaciuto tanto. Poi, altro prodotto, e non sto qui a dilungarmi, lo sapete già, uso sempre questi Vidal, li amo tantissimo. Ne ho finiti ben quanti? 1, 2, 3, 4, sì, 4 Vidal ho finito. 4 Vidal, uno questo è al, questo è la vaniglia e lime tropical sunset o sunset, non so come si dice, comunque questo è Vidal da 500 ml di prodotto, non so cosa si possa vedere, fidatevi. Questo è Coconut, acqua di cocco e monoi, buono, emozione ottima. Poi stesso cosa Vidal, che ve lo dico a fare, altro Vidal, ma va, vedete, già. Poi, sempre per la casa, che poi è anche per il bucato, questa lana ci è piaciuto davvero tanto, ci è piaciuto perché lo usiamo tutti in famiglia, cioè mia nonna e io, siamo in due in casa e... ci è piaciuto, perché no? Questo è sole con balsamo ammorbidente, lana e delicati. Ecco qua. Come potete ben constatare, è tutto terminato. Vabbè, a parte c'è una goccina, ma vabbè, chi se ne fa un goccio, non importa. Comunque la profumazione non è male. Buona, sì. Non è per niente stucchevole, anzi va benone. Poi, i millimetri ve l'ho detto. Un litro, anzi, ve ne ho un litro, vedete? Un litro. Poi, allora, vado veloce perché non voglio fare un video lungo di un'ora. Quindi, sugar, doccia, colori di Targan, sugar, doccia, shower, Geomar. Questo lo utilizzavo per farmi scrub in doccia. E lasciava, ha lasciato una pelle lì. Scusate se guardo di là, ma guardo per vedere chi arriva, perché non voglio che mi scavano facendo video di più. Vabbè, scusate ragazze, ma poi si tratta che, come vi ho detto prima, preferisco la vita reale sì, siamo capiti, comunque nulla. Allora, vi dicevo, Geomar Sugar con olio di argan e olio di argan, cosa dicevo? Vabbè, comunque mi ci sono trovata bene, scrubava bene, questo puliva bene e mi ha lasciato una pelle liscia e morbida e profumata. Poi, Vichy, anche questo mi ci sono trovata bene, mi ci sto trovando tuttora bene e lo amo perché è buono e pulisce bene la faccia. Poi, questo è da 150 ml di prodotto per un paio di 12 mesi, buono, al pump dosatore, ragazzi, che ve lo dico a fare, strabuono, ottimo, costa 14 euro, ma ne vale la pena. Deodorante che compro e ricompro tutte le volte che vado a sapone profumi è il Original Mysteries Cream deodorante, molto buono, anche questo sa di... saponetta buono e ha un profumo che wow, top. Ovviamente mi lavo e mi rilavo tutte le volte che ho bisogno di lavarmi, cioè
La mattina mi alzo e mi lavo, alla sera mi lavo per sentirmi più dolcemente coccolata e basta. Sì, mi lavo perché voglio tormentarmi con un profumo bellissimo e tosso. Tutto lì, per coccolarmi, ecco perché mi lavo, ma anche perché ne ho bisogno, ragazze, se ci devo lavare in qualche modo, poi nulla. Allora, questo non ve l'ho detto, 30 ml di prodotto, già. Questa ve l'ho già fatta vedere, ma ve la rifaccio rivedere, ed è la lavagno e niente, da 100 grammi di prodotto, ed è strabuona, mi è piaciuta un casino. Ah, taglierò la parte, ho detto quello che non devo dire, perché voglio evitare, visto il periodo che è. Quindi questa è una palla lavagno, una saponetta lavagno, per fare l'acqua più colorata. Comunque niente ragazze, se il video vi è piaciuto, anche nell'altro, mettete un bel like, commentate, iscrivetevi e, perché no, attivate la campanella. Un bacio, ciao, buona giornata a tutte. Zombie apocalypse.